Se lo si inquadra come misura sociale a sostegno delle famiglie e a contrasto della povertà assoluta, può essere considerato un successo. Ma da ogni altra angolazione, però, il reddito di cittadinanza, che ora torna al centro del dibattito politico per una possibile revisione, è un fallimento. Non analizziamo un dato politico, ma l'ultimo caso di cronaca. Oggi protagonista del giro dell'illiceità che ruota attorno al reddito di cittadinanza è la Città dei Templi. 11 social card di altrettanti agrigentini ritenuti illegittimi percettori del reddito di cittadinanza sono state sequestrate. A procedere è stata la Guardia di Finanza, su delega del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto Gloria Andreoli. Gli inquirenti hanno accertato che gli indagati, tutti con precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero colpiti da misure cautelari personali, avevano avanzato ed ottenuto, senza averne titolo, istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. Tutte queste persone sono state inoltre segnalate all'INPS, che ha fornito una preziosa collaborazione per la revoca dell'erogazione del contributo illecitamente riscosso. Secondo una prima stima, il danno già accertato per le casse pubbliche sarebbe di 300.000 euro. Sono in corso, secondo quanto rende noto il procuratore capo Luigi Patronaggio, ulteriori indagini per identificare altri legittimi percettori del reddito di cittadinanza, sia per l'esistenza di condizioni soggettive ostative all'erogazione che per l'esistenza di concomitanti rapporti di lavoro in nero. Al momento gli indagati sono 69, ma le ulteriori indagini delegate, dove dovessero confermare le ipotesi investigative formulate dalla Procura, porterebbero ad un numero ben maggiore di indagati.